non che c'è niente al mondo che passerà. Solo ricordi ai sbagli che il tempo fa. I fiori continuano a cantare, qualcuno stona. Farà brindare i gotti, perché te sei ancora qua. L'identità è uno scrigno di dettagli che ci rende unici e quando l'urgenza espressiva è più forte, diventa il tesoro di un artista mentre lascia il suo segno. Giorgio è venuto con la sua chitarra e le parole di una lingua che ne custodisce i sogni e l'onestà più profonda. In questo patto con se stessi vedo la chiave di un racconto che ci rappresenta tutti, quando scegliamo di essere, e non è sempre facile, ciò che davvero ci rappresenta. Giorgio, ciao. Ciao. Sei seduto su questo divano e la particolarità di questo posto è che chi si siede qui viene un po' a raccontarsi in maniera autentica. Sei particolarmente legato a questo termine e parti proprio dal principio, con la lingua in cui decidi di esprimerti. Io da tanti anni ormai scrivo per lo più in Veneto. Vengo dalla provincia di Venezia e tutte le mie canzoni parlano molto della vita, diciamo, autentica per come viene vissuta magari dai ragazzi della mia età o comunque da chi abita in questi piccoli paesi magari di periferia nelle campagne venete. Ci sono tanti mondi dove la musica sposa il dialetto. Mi hai detto, quando ci siamo parlati al telefono, ascoltiamo canzoni in napoletano, in romano, però mi hai detto c'è poco di cantato in veneto. Assolutamente sì. C'è tutto un mondo dietro che poche persone conoscono, non così poche in verità, perché negli anni con la mia band che si chiama Rumatera abbiamo fatto un sacco di cose in giro per tutta la penisola e anche per il mondo. Però diciamo si rimane sempre una cosa un po' di nicchia e quindi quello che è il nostro desiderio è sempre quello comunque di esprimerci senza avere chissà che fantasie a livello di arrivismi o cose del genere. Cioè ci interessa veramente mantenere l'autenticità del messaggio e sappiamo benissimo che questo può precluderci altre possibilità o altre cose. Probabilmente invece nel lungo termine questo potrebbe essere proprio un fattore di originalità che magari può essere premiato in un mondo anche che è quello di oggi, dove un po' tutto si sta amalgamando a livello globale, perché usiamo tutti gli stessi telefoni, usiamo tutti lo stesso linguaggio, guardiamo le stesse serie TV. Come succede che qualcosa che può risultare essere di nicchia in una realtà grande abbia la possibilità di andare oltreoceano? È quello che è successo allo Spritz praticamente. Cioè, fino a qualche anno fa lo Spritz si beveva solo in Veneto, la gente non sapeva neanche cosa fosse. E adesso vai nei bar di tendenza a New York e te lo servono come l'oro. No. Quello che abbiamo fatto noi è avere la nostra musica, che è il nostro prodotto, come potrebbe essere lo Spritz, per esempio, molto particolare, molto di nicchia ancora, forse, per alcuni ambienti. Però quando riusciamo a farlo assaggiare a qualcuno, di solito poi questa persona è contenta di berlo, di assaggiarlo e magari lo condivide. Infatti questo ci ha permesso di uscire, di fare delle belle cose anche in altre regioni o appunto in qualche festival internazionale, dove magari qualche persona più attenta a questo tipo di realtà e al valore oggettivo della cosa ci abbia dato una possibilità di esibirci al di là di magari quello che può fare tendenza, perché è una moda anche passeggera qui. Mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa. Mi hai detto chi sente questa musica in qualche maniera si appassiona. E ho fatto un collegamento con una signora che si è seduta qui e che mi ha raccontato che lei fa profumi. E mi ha detto, sai Martina, ci sono dei profumi che alle persone piacciono e non sanno perché. La risposta è che ti portano all'infanzia. E allora mi viene in mente se forse c'è un collegamento con una lingua che assimili da bambino, può essere un motivo. Assolutamente sì. I bambini non hanno
preconcetti, non è che si fanno influenzare, sono sinceri, fanno quello che si sentono, dicono quello che pensano, senza farsi troppi schemi o senza programmare troppo le cose per arrivare ad avere chissà che tipo di risultato finale, no? Fanno quello che si sentono, perché in primis sicuramente la musica è anche un gioco, almeno per me. C'è una cosa che deve essere divertente, devo stare bene, non voglio farla perché diventi un lavoro da quel punto di vista lì. No, c'è sempre questa accezione che il lavoro deve essere una cosa che, se non soffri, se fai un lavoro che ti piace, la gente pensa che sei uno schifo praticamente. Cioè, nel senso, ti invidia, ma allo stesso tempo dice allora non fai niente, no? E invece, secondo me, ci deve essere questa dimensione sempre. Cioè, ci deve essere che tu la mattina ti svegli e devi essere felice di quello che fai. Fai quello che ti piace e non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita. Sì. Esattamente così. Sì. Poi anche fare festa si fa fatica, nel senso che, cioè, a volte tutti i giorni ti prova anche molto di più che lavorare. La cosa bella, secondo me, è che nella nostra situazione, dopo che è tanti anni che facciamo questo, è anche un bel messaggio per chi, come da noi da giovani, quando eravamo più giovani, diciamo che mi sento ancora abbastanza giovane, ma esatto. però quando sei proprio in età adolescenziale, sapere che c'è qualcuno di vicino a te che ti rappresenta e poi fa di questa cosa anche un lavoro e riesce a stimolare molte vite, molte persone e creare anche un senso di appartenenza bello, che non sia qualcosa che ha a che fare con la politica o con qualche strumentalizzazione, ma che sia proprio, appunto, la musica è semplicemente amore, che sia una cosa sincera. Far vedere che questa cosa è possibile, quindi essere se stessi, inseguire i propri sogni e realizzarsi, secondo me è un messaggio importantissimo, più di qualsiasi altra cosa. Questo credo, questa idea che tu metti nella testa di chi viene dopo di te, è una gran fortuna. Noi, quando eravamo più piccoli, gli esempi ce li avevi raramente di questo tipo. Pensavi agli americani, pensavi, no, a delle cose più distanti. Però, ecco, forse il bello di questa avventura, il bello di cantare in Veneto e far succedere alcune cose, è proprio dare questo messaggio che tutto è possibile se ti impegni e ci credi e ci metti dentro l'autenticità. Giorgio, abbiamo parlato della scelta di essere autentici, di credere in qualcosa e di portarlo avanti, per dare un esempio, ma anche perché si è raccolto un esempio. Sicuramente in un percorso che va avanti da anni, mi hai detto, da più tempo con la tua band, che è i Romatera, e da pochissimo come solista, avrai fatto i conti con quelli che sono anche gli svantaggi di mantenere la tua posizione? Quello che abbiamo fatto noi non è che l'abbiamo deciso, è un'esigenza. Cioè, quando, per esempio, io scrivo anche in italiano, scrivo anche in inglese e ho fatto uscire delle produzioni anche così e sono soddisfatto da un punto di vista tecnico. Lavoro in studio anche con altri artisti e mi piace quando vengono fuori quelle cose lì. Però quello che si raggiunge quando ti esprimi anche in un territorio dove sei un po' pioniere per certe cose, ok? Ci sono tanti altri gruppi che cantano in Veneto, e non tantissimi, ma ce ne sono, e anche da molto prima di noi, insomma, che hanno raggiunto anche livelli di fama nazionale. Però è ancora un terreno tutto da scoprire, soprattutto per quanto riguarda magari la musica pop, la musica leggera, la musica indipendente, chiamiamola come vogliamo. E il fatto di farlo, che sia appunto un po' come andare alla scoperta delle Americhe, capito? Ti dà quel brio che di qualcosa di nuovo e di sincero, e tiene la dimensione di sogno, che non ha tanto a che fare con la realtà delle cose. Cioè, in primis noi dentro la nostra testa ci immaginiamo, no? Quello che poi succederà. E le cose poi succedono quando tu ti metti a farle. Quindi sì, fai i conti con la realtà. Però la realtà non è così tanto bella tante volte, no? È più bello vaneggiarsela e magari creare una realtà a conseguenza di un sogno, di un'idea. E io l'ho visto succedere un sacco di volte. E quindi do un peso alla realtà che è abbastanza relativo. Magari qualcuno può pensare che sia un segno di maturità, volendo, però non è che la do perché non ho i piedi per terra o non guardo la realtà,
ma credo di poterla plasmare con impegno, con i sogni e con l'energia, condividendo le cose che dando il massimo, insomma, ecco. Decontestualizzata da quella chitarra, dalla musica, questa sembra un po' il racconto di un amore, cioè lo scegliersi ogni giorno. Mi ricorda questo, cioè il fatto in una storia d'amore che dura negli anni ci si continua a scegliere cercando di coltivare quello che c'è dentro quest'amore e dimenticandosi un po' della realtà, perché nessuno dice che fuori non ci possa essere qualcun altro di cui ci possiamo innamorare, no? Però scelgo di continuare a sceglierti. È veramente quello che sembra e che credo tu faccia con la tua musica. Hai fatto un esempio perfetto, perché è proprio così. Sì, sì, è bellissimo l'esempio perché è proprio così. E anche con le persone con cui condividi questo viaggio, tante volte, appunto, vabbè, sei da solo, magari è più un rapporto tuo personale, effettivamente, con la musica, con la tua visione delle cose, col tuo modo di scrivere, però quando sei, per esempio, in una band, oltre al fatto che hai un matrimonio con questa essenza, ce l'hai anche con altre persone. E infatti, cioè, tante volte faccio sempre la battuta quando mi dicono come va con tua amorosa, bene, beh, però sono sposato con altre persone anche, cioè nel senso fai un matrimonio, è un credo, è una fede, è un amore a tutti gli effetti. Le persone che fanno, che arrivano a vedere le cose come le stiamo vedendo noi, non penso che possano un giorno svegliarsi in un terreno arido e riuscire a coltivare un giardino così rigoglioso. Credo che un terreno che riesce a far nascere tanto amore sia un terreno che è stato coltivato dall'inizio. Mi raccontavi che hai avuto dei genitori che ti hanno avviato all'idea di donare amore. È un'attenzione sicuramente che si ha. Poi ognuno magari personalmente può essere più sensibile o altre cioè rispetto a quello che gli succede attorno, alla realtà o insomma o alle persone, ecco, e questo magari porta una persona anche per esempio a scrivere canzoni, no? Però sì, io personalmente ho avuto la fortuna di nascere in un contesto in cui praticamente nell'anno in cui sono nato io i miei genitori hanno fondato un'associazione di volontariato che si chiama Il Portico, è un'associazione ad Olo che si occupa fondamentalmente di combattere l'emarginazione sociale e quindi ci sono persone con vari problemi, insomma è un po' un porto sicuro dove arrivano un sacco di situazioni dove le persone trovano una nuova vita, trovano dei nuovi amici, trovano un posto accogliente. Questo sicuramente mi ha anche aiutato, sono sempre stato in mezzo a un sacco di persone di diversi tipi, di diverse età, di diversi paesi e con diversi problemi e stili di vita. Questo credo che mi abbia sicuramente aiutato ad analizzare le cose in maniera diversa, in maniera profonda e pura, andare a vedere quali sono poi le cose importanti nella vita. Hai voglia di farmi sentire qualcosa che racconti com'è l'amore visto da te? Molto volentieri. Ci sono vari tipi di amore. Questa per esempio è una canzone, si intitola Me Fio, mio figlio. E io non ho figli in verità, però ho visto una volta passeggiando, c'era il padre col bambino e ero in mezzo a un campo praticamente e mi ha ispirato questo tipo di amore che poi in verità basta essere un figlio per immaginarsi certe cose, penso. E ti faccio il ritornello. E quando che l'amore che sbregherà il cuore mi sarò sempre con you. Ecco pianzarà sul cuscin, pianzarò fianco a me, ma lo tirarò su. Cascasse montagne, se sugasse il mare, e sarà sempre suo pare. Praticamente qua dico, quando l'amore gli distruggerà il cuore, io sarò comunque con lui. E quando piangerà sul cuscino, piangerò un po' anch'io, ma lo tirerò su. Cascassero le montagne, si asciugasse il mare, ci sarà sempre suo padre. La cosa strana di questo tipo di canzoni è che per i veneti stessi molte volte l'immaginario che si ha quando si pensa a un veneto che canta è semplicemente di uno magari che ha bevuto tanto e fa un po' di goliardia in un'osteria.
mentre c'è bisogno anche di parlare di amore, di dire delle cose anche importanti, vere e... Scusa se ti interrompo, i veneti che mi dici hanno questo, loro stessi questo immaginario, quando ascoltano queste parole, qual è la reazione che hanno? È bella, perché come dicevo prima è un po' rara come cosa, no? E proprio come i veri macci, che fanno magari sempre i fighi, poi quando li tocchi nel tastino del cuore, nel punto giusto, perché anche tu senti quelle cose, ovviamente, quindi semplicemente sai come parlarne, sai come dirle, e lì le persone si emozionano veramente, perché è difficile parlare di queste cose, è difficile parlare in questi termini, è difficile scrivere in veneto in questo modo, perché ci ho messo anch'io tantissimo tempo, ci ho messo tantissimi anni, non è una cosa che viene immediata. Così. Sì, perché è difficile trovare le parole giuste e arrivare ad ascoltarsi, a capire che anche fare questa cosa qui è possibile, è credibile, anzi riesce a comunicare profondamente con le persone che ti ascoltano. Sì, perché credo che il sentimento è qualcosa di forte. Sì. Se poi viene cantato nelle parole che ti sono più vicine, è ancora più bravissimo. Importante. È quello che ho cercato di fare, soprattutto in questo lavoro, ma che cerco di fare un po' da sempre. Ecco. Poi i contesti ovviamente sono diversi. Per esempio un'altra canzone che parla d'amore è Mi e Ti, che è una canzone che ho fatto, dove qui è una canzone serissima in verità, cioè parla di un amore bello, sereno, longevo anche, ma qui invece ho tenuto un po' quella parte di scrittura che un po' mi caratterizza, che è quella di fare degli esempi un po' assurdi su cose molto tangibili e molto particolari del territorio comparate all'amore. Per esempio, se mi fossi un brubete sarissi l'unica mebricoea, bea come il piave con te fè grigliate prima dell'istà, mi sol formento e ti tessiamo e trebbia verde di aggiondir, tutta la vita mi e ti, a far l'amore a bere vin. Che sarebbe, se io fossi un brube, che è il barchino più comune che hanno nella laguna veneta, ok, quindi un po' un appunto dei barchini, e tu saresti l'unica mia bricola, che sono i pali, quelli di legno che ci sono in laguna dove si attaccano le barche. Bella come il piave quando fai le grigliate prima dell'estate, e qualsiasi veneto ha fatto una grigliata sul piave perché è bellissimo, è un posto meraviglioso. Tu sei il frumento e io sono la trebbia verde della John Deere, che, vabbè, cioè, che è quindi è quello che raccogli, ok? Tutta la vita io e te a far l'amore e a bere vino, perché si sa che dalle parti nostre, insomma, ce n'è di buono, ecco. Quindi questo tipo di esempi mi piace farli perché portano appunto un mondo semplice e però sentito, profondo. Cioè tutte queste immagini fanno parte della vita quotidiana di chi vive da quelle parti. Devo dire che è un po' come quando ti spiegano un'opera d'arte o ti portano dentro il mondo di un comico. Magari fino al momento prima non riuscivi proprio a cogliere nulla. Mi è capitato di sentirmi spiegare da uno scultore un'opera che fino al momento prima non mi diceva nulla e mi ha acceso la lampadina. Il comico, finché non entri nel suo stato d'animo, magari non riesce a cogliere fino in fondo l'ironia di cui ti sta parlando, e questo è quello che capita con le tue canzoni. Infatti ti ringrazio per avermi dato anche la possibilità di essere qui, perché come ti dicevo prima, molte volte il contesto è importante, è come l'esempio dello spritz, finché non l'hai assaggiato la prima volta magari non puoi sapere se ti piace o meno, dice che cosa sta bevendo. Però credo che insomma sia bello che ci sia questa condivisione, quindi ti ringrazio anche per questa possibilità che mi hai dato. Grazie Giorgio. Grazie mille a te. È proprio vero Giorgio, la musica è il linguaggio universale a cui puoi affidare l'anima, e la tua ci ha accompagnato in un immaginario che abbiamo scoperto un po' per volta sempre più nostro. Rimane il sapore inconfondibile delle cose vere e delle parole giuste. È così che una barca di laguna può parlarci d'amore raccontando il suo approdo.